Venezia era il centro del commercio mondiale. Il quartiere di Rialto era paragonabile all'odierna Wall Street. I cambiavalute stendevano un panno sui loro banchetti. Ciò indicava che erano in possesso di una regolare licenza per svolgere quel lavoro. Avevano prestato solenne giuramento di non rubare, non frodare e non falsificare le monete. Le prime banche dell'epoca medievale consistevano in un banco, cioè in un semplice tavolo o panca. Lo strumento più importante per i cambiavalute e i banchieri erano le bilance, usate per controllare la purezza del metallo delle monete. Essi avevano l'obbligo di ritirare dalla circolazione quelle con un titolo non regolamentare e quelle false. A Rialto si concludevano transazioni per importi molto ingenti, ma non si scambiava solo il denaro. Chiunque doveva effettuare un pagamento si rivolgeva al banchiere che addebitava la cifra sul conto del cliente, accreditandola contemporaneamente su quello del beneficiario. Bastavano semplici registrazioni sulla carta e il denaro cominciava a circolare. Era stato inventato un sistema di pagamento senza l'uso della moneta contante. In seguito, nel 1619, venne fondata a Venezia la prima banca specializzata in giroconti, la Banca del Giro. Con questa tecnica non era più necessario trasferire materialmente il denaro. Nacque così il concetto di deposito bancario, da cui sono derivati gli attuali sistemi finanziari che muovono capitali attraverso la rete telematica. Molti termini in ambito finanziario della lingua italiana, come giro, saldo, storno, ammanco, furono coniati nel Medioevo. Un pioniere dell'attività bancaria e commerciale fu Francesco di Marco Datini, Francesco il Ricco, che morì a Prato nel 1410. Fu uno dei primi capitalisti europei. Palazzo Datini era una delle residenze più belle e sontuose di Prato. Fungeva da dimora e magazzino, da ufficio e sportello bancario. Vi sono ancora conservati 150.000 documenti commerciali. L'archivio Datini testimonia l'uso nel XIV secolo delle più innovative tecniche ragionieristiche e commerciali. Contiene cambiali, polizze assicurative, bilanci. Datini era un mercante, ma poteva permettersi di non viaggiare più di persona. Per concludere i suoi affari, gli bastava l'attività finanziaria svolta da casa. Banchiere e finanziere, aveva interessi nel commercio internazionale ed era anche un produttore di tessuti in lana finissima. Nel nome di Dio e del guadagno, per la salvezza dell'anima e del corpo. Amen. Questo è ciò che Datini scrisse in uno dei suoi registri. Il suo intento era arricchirsi in questo mondo, ma anche guadagnare la vita eterna. Fu un operatore economico a livello mondiale ante litteram. Possiamo dire che quando Datini è al massimo della sua potenza è a capo di 16 nuclei aziendali, di cui lui è non solo il socio di capitale, cioè colui che investe il capitale maggiore, quindi che coinvolge poi in questa sua attività dei soci d'opera, che sono dei compagni che hanno grandi capacità professionali ma non capitale. Quindi lui è, diciamo, il manager ed è anche il grande controllore di tutto questo sistema, perché pretende che alla fine di ogni anno ogni fondaco restituisca tutti i suoi libri contabili, ma non solo, anche tutte, addirittura le lettere che hanno ricevuto, le restituisca a Prato, dove lui controlla tutta la contabilità e rilegge addirittura tutte le lettere, con una diciamo, capacità di lavoro che ci stupisce oggi, che evidentemente doveva essere effettivamente molto molto grande. Datini fu anche un pioniere della contabilità a partita doppia. Questo metodo di registrazione contabile divenne il più usato in tutto il mondo, adoperato anche per gli estratti conto bancari. In una colonna Datini riportava i debiti. Su un'altra di fianco registrava i crediti, dare e avere. In tal modo il bilancio era sempre chiaro.
Un'ulteriore brillante invenzione dell'epoca medievale fu la cambiale tratta, che aveva la funzione dei nostri assegni ed era usata per i trasferimenti internazionali di denaro. Permetteva di ridurre i costi e i rischi connessi agli spostamenti materiali di contante. La firma di Francesco Datini su una comune pergamena, in tutta Europa, aveva lo stesso valore della moneta corrente. Il buon nome del banchiere era essenziale. Ecco, uno di questi assegni, per esempio, che ho qui di fronte, ci fa vedere come già la forma dell'assegno, anche fisicamente, materialmente, fosse quella del nostro assegno odierno. A parte alcune piccole variazioni, sicuramente l'invocazione religiosa, al nome di Dio, a D 26 di giugno 1400, date per noi, a Checco di Domenico, fiorini 20 e ponete a nostro conto. E poi si ripete in esterno fiorini 20 in cifra, in numeri. La firma, Domenico Piaciti e compagni, pagato a diddetto e all'esterno, dietro l'assegno, la girata.